Adesso abbiamo con noi come ospiti Orlin Pavlov e Lyubomir Kovachev, che sono due dei protagonisti del film Living Legends, che è appunto qui verrà proiettato. Allora, Orlin, il tuo ruolo di Pavel, quanto è stato difficile interpretare il ruolo di Pavel, insomma, all'interno del film? È stata una grande performance per lui, perché in effetti sono state due parti messe insieme in una. Insieme a tanti altri amici, la maggior parte facevano parte del cast. È stato particolarmente difficile per lui perché in effetti ha interpretato due parti. La prima è stata quella di un bancario che ovviamente lavorava in banca, e poi a un certo momento ho dovuto cambiare la mia mente e diventare una persona senza memoria e quindi cambiare tutta la mia vita. E sono andata indietro con la mente circa di 15 anni. And all my mind was, tutta la mia mente era, less when I like woke up, I'm like after the prom. After the prom. Quando mi sono svegliato. Com'è stata la partecipazione a questo film e com'è stato collaborare con il regista Niki Iliev? Déjà, j'ai travaillé avec lui dans son premier film qui s'appelle L'étranger, où je jouais un français. Lui a già lavorato con questo regista. Et puis il m'a proposé cette fois-ci de jouer un sauveteur, quelque chose qui est, comment dire, quelqu'un qui n'a pas vraiment réussi dans sa vie. Quelqu'un qui veut faire, qui veut avoir un café, mais il n'arrive pas à avoir son café. Mi ha proposto di fare la parte, di giocare la parte di una, di recitare la parte di una persona che non riesce a realizzarsi. Il voulait aussi que physiquement que je sois dans une très bonne forme. Dovevo anche essere in ottima forma. Je devais m'entraîner beaucoup. Allenarmi molto. Sinon c'était un rôle qui n'était pas si compliqué que ça. Non era molto complicato come ruolo. Pas dans le dernier film que j'avais où je devais jouer un bulgare, tant que bulgare je devais jouer un étranger qui est français. Dovevo fare la parte di un francese in Bulgaria e quando io sono bulgaro. Et puis ce qui était bien avec ce qui est bien avec Niki Iliev, que il nous a réuni vraiment des amis et qu'on travaille dans ses films à lui, c'est vraiment un cocon familial. La cosa bella di lavorare con questo regista è che ci ha riunito tutti gli amici, quindi è stato proprio bello, è stato come lavorare in famiglia. Com'è stata l'accoglienza ad Ariano e cosa vi aspettate, insomma, da questa proiezione qui al cinema? Je suis un peu, comment dire, j'ai beaucoup aimé. Vraiment j'aime beaucoup les choses qui se passent ici. Je suis tu peux traduire. Okay. Mi piace molto quello che sta succedendo. Ho apprezzato molto fino adesso. Les gens sont très accueillants. Le persone sono molto gentili. Et puis j'espère qu'ils vont aimer le film et qu'ils vont s'amuser dans ce film, parce qu'il y a vraiment c'est un endroit un peu comme un paradis. Spero tanto che gli piacerà il film, che si divertiranno a vederlo, perché è proprio come un paradigma.